È stato presentato sabato presso il Santuario della Madonna dello Scoglio, alla presenza del Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, Francesco Oliva, il breviario di Fratel Cosimo edito dalle edizioni San Paolo. Il breviario di Fratel Cosimo offre spunti di riflessione per ogni giorno, ha affermato Oliva, che aprono la mente e il cuore al pensiero di Dio. Un manuale istruttivo, formativo e allo stesso tempo utile per la meditazione e la preghiera quotidiana di ogni cristiano. Molte volte non trova quell'accoglienza di cui ha bisogno, per cui una struttura del genere può essere un luogo di preghiera significativo e soprattutto può essere un luogo dove ci si può stare con più serenità, meglio accolti rispetto che alla situazione attuale in cui molte volte così non si ha quella degna accoglienza che meritano tanti fedeli che provengono da diversi paesi facendo anche dei lunghi viaggi prima di arrivare qui a Santa Domenica di Placanica. Ecco, venire in un posto anche se con difficoltà lo fa e lo fa con piacere perché c'è questa motivazione interiore che lo spinge a venire. Quindi i vostri sacrifici nel venire in questo luogo sono ripagati dai momenti di preghiera e di raccoglimento che potete vivere qui. Anche oggi, prima di salutarla Vescovo, perché dovrà iniziare tra poco la presentazione, tantissimi ammalati che arrivano fin qui per cercare una grazia. Questa grazia che può avvenire qui in questo luogo, dove sono tantissime le testimonianze. Qual è il suo pensiero? Bene, io saluto tutti quanti coloro che vengono qui e porto dentro di loro le loro sofferenze, le loro attese, le loro speranze, ma saluto anche tutte le persone ammalate che ci seguono attraverso i mezzi di comunicazione sociale, anche attraverso di voi, attraverso Telemia questa sera, e credo questo seguire questi appuntamenti sono momenti interessanti e belli di incontro con il Signore. Ecco, la grazia più bella è proprio questa pace interiore che ci viene quando incontriamo il Signore. Una riflessione per ogni giorno dell'anno con Fratel Cosimo, come ha detto l'autore Padre Rocco Spagnolo, che ha espresso l'importanza di poter contare su uno strumento di una formidabile spiritualità mariana tipica della Madonna dello Scoglio. E la nuova evangelizzazione non è tanto rinnovare il linguaggio, che va rinnovato, non tanto il fervore, che deve essere nuovo, ma la novità rinnova l'evangelizzazione, rinnova la Chiesa, rinnova la società. Sapete che cos'è? Stando agli interventi ormai innumerevoli di Fratel Cosimo, che qui sento ormai come un ritornello, chi rinnova la Chiesa, la società, è la santità. Quindi tornare al Vangelo, tornare all'integrità del Vangelo in modo semplice, in modo essenziale. Qui si insegna che prima va evangelizzato il mondo che è dentro di noi e poi il mondo che è fuori di noi. Quindi Fratel Cosimo ci accompagna a fare un viaggio dentro l'uomo, non fuori l'uomo. E qui bisogna essere santi e poi santificatori, convinti e poi convincenti, prima illuminati e poi illuminanti. E qui si fa un bagno di luce, c'è la possibilità di incontrare Dio tramite Maria. E tutto questo per me è attuale e urgente quanto carismatico. Questo patrimonio, per certi versi carismatici, per me andava raccontato, andava detto, fatta esperienza, e mi piace passarla, contagiarla, dirla, raccontarla con tutto l'ardore e la passione di cui ne sono capace. E ho scelto non un'edizione locale, una tipografia dietro l'angolo, ho scelto la San Paolo proprio per questo, perché su tutto il territorio nazionale potesse avere un eco, e non solo al territorio nazionale ma anche internazionale. Fratel Cosimo, dispiaciuto perché al giorno d'oggi non si legge molto, ha ringraziato tutti i relatori, definendo la presenza di ciascuno di loro una grazia divina. Giuseppe Cavallo, giornalista e coordinatore generale della Comunità Madonna dello Scoglio, ha moderato gli interventi davanti a migliaia di persone. Sì, ci sono appunto tante persone che, animate da questo amore e questa devozione verso la Beata Sempre Vergine Maria, la cui presenza si respira in questo santo luogo, in questa oasi mistica, come è stata definita dal Vescovo della nostra diocesi. E questa presenza testimonia appunto che il Signore è in mezzo a noi, che il Signore è lo stesso di ieri, oggi e per sempre.